Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il video sarà un mi preparo con voi. Come al solito l'avete già letto nel titolo. Ho anche un po' di luce naturale qui dietro, se vedete, infatti c'è l'ombra della mia ring light, guardate qui. Spero non mi arrivi il sole in faccia, altrimenti dovrò spostare un po' l'inquadratura. Comunque, non credo sia un grande problema. Mi preparo insieme a voi, chiacchieriamo un po' insieme di quello che ho fatto nell'ultimo periodo, di qualche cosa che voglio dirvi e, come al solito, mi trucco insieme a voi. Inizio subito, altrimenti questi video durano tantissimo, ma tanto già lo sapete che durerà tanto, perché come al solito Giulia ha tanta voglia di chiacchierare, anche se è domenica mattina, molto presto. Mi sono svegliata ancora prima per girare questo video perché oggi ho dei giretti da fare. Inizio a truccarmi, se no non finiamo più. Sto provando il correttore di Nabla. Sì, finalmente ce l'ho fatta! Sono riuscita a provarlo, solo che ieri l'ho provato e ne ho messo, diciamo, la quantità che metto solitamente, ma trovo che questo correttore sia proprio bello pesante e anche abbastanza secco, quindi quello che voglio fare è provarne davvero, cioè a metterne davvero poco, diciamo in questo modo, poi magari lo aggiungiamo dopo una volta sfumato, però voglio vedere se magari messo così poco ha un bel effetto, perché come l'ho messo ieri sinceramente non mi piaceva, l'ho trovato molto molto pesante, quindi probabilmente devo andarci con mano un pochino più leggera. Vi dicevo, oggi non ho nulla di particolare da fare, cioè nel senso ho tante cose da fare, però non mi voglio truccare molto pesante perché diciamo ho degli appuntamenti tipo fare colazione con delle persone e poi devo fare dei giretti per fare dei regalini di Natale. Anzi, più che altro, più che regali di Natale, oggi la missione è trovare un vestito carino per Natale. Non lo so, quest'anno mi è presa così, cioè diciamo che io apro l'armadio e indosso quello che ho, non mi faccio tanti problemi. Quest'anno, siccome, non lo so, gli ultimi mesi sono stati soltanto lavoro al computer, sei segregata tutto il giorno dentro casa, mi è presa che mi voglio andare a comprare un qualcosa di carino per Natale. Sì, diciamo che messo in questo modo è decisamente meglio, però ovviamente voglio vedere come prosegue tutto durante la giornata, perché ieri appena messo non era neanche male. Poi nell'arco della giornata ho visto che in realtà la mia base era davvero pesante nei punti dove avevo applicato il correttore, quindi vediamo se magari messo in questo modo posso risolvere e posso utilizzarlo. Metto la cipria come al solito, ma già sapete tutti i passaggi che faccio, ormai li sapete a memoria. Proprio per questo vi voglio dire una cosa. Negli ultimi video, oddio non mi ricordo, l'ultimo tutorial che avete visto è stato quello super semplice per Natale, in tantissimi mi avete scritto che vi è piaciuto tanto, infatti stavo pensando di fare anche una versione per Capodanno, cioè una roba del genere per Capodanno, tipo un trucco super wow e poi un trucco molto molto semplice, proprio facilmente replicabile da chiunque. Allora, messo così poco mi sembra molto meglio rispetto a ieri, anche se le mie occhiaie in questo periodo, vabbè, sono quello che sono, però comunque lo vedo che è un po' pesante, un po' asciutto, quindi sicuramente potrà andare meglio per una pelle più mista, grassa. Comunque lo sto ancora testando, quindi vi farò sapere in un successivo video. Vi stavo dicendo, come al solito apro 50 discorsi insieme e poi non mi ricordo che cosa stavo dicendo, ma non pensate che io nella vita normale sia diversa, cioè io chiacchiero così tanto anche nella mia vita normale, apro 1000 discorsi e poi non mi ricordo di cosa stavo parlando. Ecco che cosa vi volevo dire. Proprio sotto quel video natalizio sono rimasta tipo così, nel senso non negativo, ma scioccata, proprio sorpresa, ecco, forse questa è la parola giusta, perché un paio di persone, proprio un commento sopra l'altro, quasi come se si fossero messe d'accordo, ovviamente non l'hanno fatto, sto dicendo così, hanno scritto tipo, Giulia, però tu usi sempre le stesse cose. Volevo fare un piccolo ragionamento insieme a voi, ovviamente sono solo due persone nell'oceano di 46.000 in quanti siamo, che siamo diventati una roba, cioè ragazzi grazie, grazie davvero, siamo diventati tantissimi, però questa cosa lo sapete, mi piace sempre poi ragionare su i commenti, su quello che succede insomma sul mio canale, e volevo utilizzare questa cosa proprio per fare un piccolo ragionamento, perché mi è venuto in mente, cioè
quello che mi è venuto spontaneo da dire subito è stato: ok, allora, cioè, vi piace farvi prendere in giro, nel senso, vi piace vedere prodotti su prodotti senza che io abbia avuto il tempo di testarli, o comunque vi piace che io vi consigli prodotti che a me neanche piacciono? Ovviamente sul mio canale vedete tante recensioni, vedete tanti try on, vedete tanti prodotti diversi, però poi quando si tratta di fare un tutorial, io utilizzo quello che a me piace, cioè non posso, non prendo una roba che secondo me è mediocre se so che c'è qualcos'altro che va meglio, che lavora meglio secondo me. Quello che faccio è prendo il top di quello che ho, perché so che quello che vi faccio vedere vi dà il migliore risultato in assoluto. Quindi mi è venuto da pensare, ma preferite i canali che vi fanno vedere questo, e poi questo, e poi questo, e poi questo è bellissimo, senza poi realmente utilizzarli? Cioè, non lo so, a me questa roba non piace per niente. Io preferisco utilizzare sempre le stesse cose, ma consigliarvi prodotti che realmente lavorano bene, cioè nel senso, se io ho una terra che mi piace, ma ce n'è un'altra che so che mi piace ancora di più, io vi consiglio quella che mi piace ancora di più. Non c'è senso, non ha proprio senso che io vi consigli una cosa se so che c'è qualcos'altro che può essere ancora meglio. Non so se il mio discorso ha un senso. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Magari mettete in pausa il video, perché quando faccio questi Get ready with me, magari chiacchiero, vi chiedo tante cose e quindi magari arrivate alla fine del video e non vi ricordate neanche di che cosa stavo parlando. Intanto io me la sto prendendo proprio comoda a truccarmi stamattina. La cosa che ci tengo di più in assoluto a farvi capire, ragazzi, è che io non vi consiglierò mai un qualcosa che non mi piace solo perché devo farlo, che poi sia l'azienda a pagarti, qualsiasi cosa, comunque sia io che voglio lecchinarmi l'azienda e quindi dico: ah, bellissimo, anche se in realtà mi fa schifo. Il motivo è semplice, e di questa cosa ne ho parlato anche con altre persone che, diciamo, fanno più o meno il mio stesso lavoro, e quando lo dico ci rimangono tutti così, nel senso che vi dico che, cioè, secondo, bla bla, sono tipo: ok, stamattina non riesco a impostare i discorsi. Se io vi consiglio qualcosa, voi lo andate a comprare. Per andarlo a comprare, che cosa fate? Spendete i vostri soldi. Siccome io so quanto è difficile e duro guadagnarsi i soldi, perché devo fare spendere i vostri in qualcosa che fa schifo? Quindi poi io vi consiglio il blush, questo mi piace tantissimo, lo sapete, però per farvi un esempio, vi dico: ragazzi, dovete assolutamente prendere questo blush, è bellissimo. E poi magari in realtà penso che fa schifo. Che cosa succede? Che quando vi arriva a casa voi avete speso i soldi che avete guadagnato duramente nel mese di lavoro, vi arriva a casa il blush, lo utilizzate e dite: che cosa mi ha consigliato Giulia? Uno, io non sono credibile; due, mi dispiacerebbe appunto farvi buttare proprio nel cesso i vostri soldini. Quindi, se vedete sempre le stesse cose, il motivo è che io cerco di consigliarvi sempre il top di quello che posso consigliarvi. Se una roba è mediocre, ve lo dico; se c'è qualcosa di meglio, ve lo dico; se non mi piace, ve lo dico. Quindi mi dispiace se soprattutto nei tutorial vi faccio vedere sempre le stesse cose. A quanto pare ad alcune persone non piace, però io preferisco avere la coscienza a posto e consigliarvi il meglio di quello che posso, ok? Questo discorso forse è durato anche troppo. Ora disegno le mie sopracciglia, e parlare è sempre difficile mentre le faccio, quindi probabilmente le farò in silenzio e taglierò questo pezzo del video. Comunque, già vi ho detto, le ho tinte e adesso disegnarle è molto più semplice. E vi ho chiesto anche se volete vedere come le tingo, qual è il prodotto che utilizzo. Mi avete detto di sì, quindi la prossima volta che lo faccio lo farò insieme a voi. Come trucco degli occhi voglio qualcosa di davvero semplice. Sto utilizzando questa qui, l'Evolve di Beauty Bay, perché la sto testando. Voglio farvi una recensione, ovviamente devo provarla un pochino, anche perché ci sono davvero tanti colori qui dentro. Quindi datemi un po' di tempo, almeno vi so fare una recensione precisa su tutti i colori. Il sole mi è ormai arrivato in faccia, non ci avevo pensato che girando a quest'ora potessi avere il sole proprio sparato sul viso, quindi magari la prossima volta sarò più attenta agli orari, o comunque tra un po' forse vado a tirare giù la serranda, forse
questa è la soluzione. Ragazzi, ieri sera ho visto il film di Mr. Bean. Come si chiama? L'ultima catastrofe. Avete presente? Cioè, l'avevo visto tantissimi anni fa, quando ero ancora piccola, e poi mi è tornato in mente, ho detto no, devo assolutamente ritrovare quel film, quindi l'ho preso su Amazon e ieri sera io e Andrea l'abbiamo visto. Oh mio Dio, mi sono ammazzata dalle risate. Se non ce l'avete presente, è quello in cui lui distrugge il quadro, non so se vi è venuto in mente. Comunque, Mr. Bean ha un'ironia così semplice, so che tantissimi possono odiarlo, perché è una di quelle cose che secondo me o si ama o si odia, però secondo me ha un'ironia così semplice, a me fa ammazzare dalle risate. Ho rivisto tempo fa anche quegli episodi tipo un quarto d'ora, mezz'oretta, che facevano su Italia 1 la mattina presto, se non ricordo male. Mi sono ammazzata dalle risate, lo so che sembra una cavolata, però mi fanno davvero ridere queste cose così semplici. Devo assolutamente abbassare la serranda perché ora il sole è proprio sparato sul mio viso. Ok, così siamo leggermente più al buio, però almeno non ho il sole sparaflesciato sul viso, almeno riuscite a vedere anche quello che faccio. Ora prendo questo colore qui e vediamo, proviamo a metterlo. Mi dicevo, oggi vorrei andare a trovare un vestitino, non lo so, un qualcosa, un maglione natalizio, qualcosa da mettere a Natale. Penso che andrò da H&M e andrò, per chi è di Roma, diciamo Roma Sud, andrò al centro commerciale Appio, quello che sta sull'Appia, che è un centro commerciale piccolissimo, cioè praticamente è un buco, ci sono tipo 3 negozi, però c'è H&M che è gigante e secondo me è veramente il più bello. Spero di andare lì e che non ci sia troppo casino, anche se magari la domenica prima di Natale non è una buona idea, però sapete, quando poi uno non ha mai tempo, si riduce sempre all'ultimo secondo. L'anno scorso, mi ricordo, ero stata bravissima, cioè avevo finito tutti i regali di Natale, tipo, non lo so, il 2 dicembre già li avevo finiti. E adesso siamo, oggi che giorno è? 16, se non ricordo male, comunque è la domenica prima di Natale, la domenica prima di quando vedete questo video, e praticamente diciamo che ho fatto un regalo di Natale, aiuto! Sono stata così impegnata che non ho proprio pensato ai regali di Natale, ho detto sì vabbè, poi tanto tra qualche giorno li vado a fare, sono passate le settimane e io ancora non ho fatto un cavolino. Spero che quando vedrete questo video avrò finito i miei regali di Natale, anche se quest'anno i regali saranno davvero dei pensierini perché il budget è molto limitato, quindi non farò chissà quale regalo. Poi sapete che c'è, ragazzi, secondo me non c'è neanche bisogno di fare chissà quale regalo a Natale, sembra sempre chissà che cosa dobbiamo regalare, ma alla fine è davvero il pensiero quello che conta. Siamo in un'epoca in cui abbiamo tutto, cioè non ci manca niente, non parliamo di, non lo so, 50 anni fa che se ti regalavano un vestito era oh mio Dio che bello, finalmente ho 2 vestiti, cioè no, abbiamo l'armadio pieno di vestiti, abbiamo la casa piena di cianfrusaglie, piena di roba, che veramente regaliamo roba inutile su roba inutile. Quindi secondo me delle volte è anche più carino fare un pensierino magari anche utile invece di una roba wow costosissima che però tanto sappiamo che la persona non andrà ad utilizzare, per il semplice fatto che magari dobbiamo per forza fare un regalo costoso per far vedere che abbiamo fatto un regalo costoso. Parlando di regali, ora vi faccio vedere un paio di stivali. Ieri sono andata in giro con Andrea, ieri siamo andati a mangiare il sushi a pranzo, poi siamo andati a Roma per fare una passeggiata perché cercavo un regalo di Natale che però non ho trovato. In realtà non avevo neanche un'idea ben precisa, cioè io ho detto Andrea facciamo così, andiamo, giriamo un po' e vediamo se lo trovo, ma c'era così tanta gente, io non avevo un'idea precisa, che alla fine ovviamente non ho fatto niente. E che cosa è successo? Che Andrea mi ha regalato questi bellissimi stivali. Ok, spero li vediate, guardate. Oh, stavo cadendo dalla sedia. Aspettate che ve li faccio vedere meglio. Ok, forse così li vedete. Sono bellissimi, mi piacciono tantissimo. Li ho presi da Bata, se qualcuno di voi è interessato. Sono anche molto comodi, anche se sono un po' alti, quindi personalmente non ci andrei a fare le camminate perché io sono una tipa da scarpe da ginnastica, o comunque in generale, non solo scarpe da ginnastica, comunque stivali, scarpe basse e comode.
Però li ho visti, mi piacevano tantissimo e quindi appunto Andrea è stato così carino che me li ha regalati. E quando non devo fare qualcosa che richieda grandi camminate, mi piace mettere anche qualche tacco. Però se so che devo un po' camminare, per me i tacchi sono davvero aboliti. È così anche per voi? So che ci sono persone, soprattutto quelle che lavorano in ufficio, che portano dei tacconi giganti tutti i giorni. Cioè non giganti per dire grossi, giganti per dire alti. Non so come fate, probabilmente non lo so, magari perché state tutto il giorno seduti. Io sono abituata a lavorare in piedi, per me sarebbe impensabile lavorare con i tacchi, anche perché più mi alzo io, più mi devo abbassare con la schiena, quindi ovviamente truccando le altre persone, per chi non l'avesse capito, più mi alzo con i tacchi, più mi devo abbassare con la schiena e non è proprio il massimo, quindi preferisco lavorare sempre con delle scarpe molto basse. E alla fine i tacchi mi ritrovo davvero a metterli mai. Allora, il mio trucco super semplice sta diventando un pochino troppo elaborato, quindi vado a mettere una righina di ombretto scuro e basta. Metto questo qui, violetto, questo qui. Questa palette l'ho provata poche volte per il momento, però diciamo che già mi sono fatta un'idea, anche se ovviamente, siccome ci devo fare una recensione, non un try on, cioè non un proviamolo insieme, voglio provarla davvero nel migliore dei modi per darvi la mia recensione più dettagliata possibile. Quindi non vi anticipo nulla, non vi preoccupate, vedrete tutto in una prossima recensione, non so quando avverrà, magari tra qualche settimana, insomma, datemi un po' di tempo per provare tutti gli ombretti, anche perché di occhi ce n'ho solo due. Purtroppo, facendo questo lavoro delle volte davvero desideri di avere, non lo so, sei occhi così potresti provare tante cose insieme. Comunque ragazzi, tornando al discorso iniziale, non lo so, adesso mi è venuta in mente una cosa che volevo dirvi, ma semplicemente volevo chiedere la vostra opinione. Cioè, lo sapete bene che a me le aziende mandano davvero pochissime cose, cioè diciamo di quello che utilizzo forse l'1%. In ogni caso, sapete che vi dico sempre quando un'azienda mi manda qualcosa, sono super trasparente in questo, non faccio mai una recensione, non vi faccio vedere un prodotto senza essere chiara se l'azienda mi ha mandato quel prodotto. In ogni caso, proprio per questo motivo, cioè perché le aziende non mi mandano i prodotti, io quelli che vedete sono quelli che compro con i miei soldi. Quindi, quando vedo persone che mi scrivono, ah, fai vedere sempre le stesse cose. Io ovviamente non ho un budget super alto, cioè il mio canale, anche se sembra grande, non è che mi frutta, io sono sincera con voi, ve lo dico sempre, non è che mi frutta così tanto da avere uno stipendio wow, quindi posso permettermi di spendere, non lo so, 300 euro al mese di make-up, cioè per me è impensabile, già quello che spendo è davvero tanto, quindi insomma per me è davvero impensabile avere la possibilità di far vedere tanti prodotti quanti quelli che mandano le aziende ad altre persone. Quello che mi era venuto in mente è che Andrea anche mi aveva detto che tanti canali fanno, mi aveva detto, guarda, ci sono tanti canali che seguo io che fanno tipo la raccolta delle offerte, non mi viene in mente come si chiama adesso esattamente, che pizza, quando giro, che parlo da sola, non mi vengono in mente le cose, poi le vado a montare e dico, cavolo, Giulia si chiamava così. So che è la stessa cosa che magari state pensando voi adesso che vedete il video. Comunque, in poche parole, che cosa fanno questi canali? Mettono il loro account PayPal, ecco come si chiamano, le donazioni. Ah, mi sono venute in mente, finalmente. Mettono tipo il loro account PayPal. E dicono chi vuole è libero di donare qualcosa, cioè da, non lo so, da 10 centesimi a 10 euro potete donare quello che vi pare. Però che succede? Che ovviamente più il canale è grande, più sono le donazioni anche piccole e più si raccoglie. Ovviamente, non c'era neanche bisogno che ve lo dicevo. Io una cosa che non ho mai voluto fare, parlandone, insomma, ho detto non è una roba che mi piace, chiedere soldi alla gente, secondo me è davvero brutto, è una cosa di cui vi volevo sempre parlare, ma di cui poi mi dimentico. Sinceramente, per il momento non mi piacerebbe farle, però vorrei sapere che cosa ne pensate voi. Cioè,
Vi è capitato di vedere canali che vi chiedono donazioni? Vi è capitato di fare donazioni in generale? Che cosa ne pensate su questo argomento? Vi ripeto, sinceramente non è una roba che a me entusiasma, però sarei curiosa, sarei tanto tanto curiosa di sapere qual è la vostra opinione riguardo questo argomento. Metto il mascara sia sopra che sotto. Quando lo metto soprattutto sotto faccio delle facce orribili, ne taglio sempre, a parte perché mi ritrovo sempre così con lo specchio davanti al viso e quindi non vedete nulla, però sono tipo lì così, quindi dico ma non è tanto carina questa inquadratura. Vi siete appena persi una scena bellissima nella quale mi sono infilata lo scovolino del mascara nell'occhio. Infatti mi sono macchiata tutta qui sotto, ora aspetto che si asciughi il mascara altrimenti faccio un casino di più e poi lo vado a scrostare. Questa è una cosa, è un trucchetto diciamo che gira da tantissimo tempo qui sul web ma ancora tante persone non lo sanno, quindi ve lo ridico un'altra volta. Se vi macchiate con il mascara aspettate che il mascara si asciughi e poi lo andate a scrostare, quello si sgretola via. Se lo tirate via quando è ancora bagnato fate tutte delle strisciate nere incredibili, quindi lasciatelo lì magari una decina di minuti, un quarto d'ora. Quando vi finite di preparare, prima di uscire di casa, andate lì e magari con un cotton fioc con il dito il mascara viene via così tranquillamente. Passiamo alle labbra, voglio applicare assolutamente questo colore perché lo voglio provare da un sacco di giorni. Questo qui è l'Hydra Matte di Gerard Cosmetics nel colore Serenity, dovrebbe essere un pescato o qualcosa del genere, quindi sì, mi sembra un pescato. Lo applichiamo e vediamo com'è sulle labbra. Questo colore secondo me è davvero molto molto bello, è più pescato, cioè più arancionato di quello che pensavo. Sopra ci voglio mettere questo gloss di Morphe che è nel colore Boho. Questo gloss mi piace tantissimo e secondo me mischiare un rosa con un pescato dà davvero un effetto bellissimo. E questo ragazzi è il trucco di oggi completato che ho realizzato insieme a voi. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato con tutte le mie chiacchiere, anzi grazie. Se avete guardato il video anche fino a questo punto, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ragazzi, buon Natale perché è davvero vicinissimo. Ciao!